Amici telespettatori, rieccoci insieme con Trentino Più. In apertura un nuovo appuntamento che ci ritroveremo tutte le settimane. Si tratta di Profili Protagonisti, una rubrica a cura della TSM, Trentino School of Management. Vediamo. Un cordiale saluto a tutti. Inizia oggi un nuovo ciclo di rubriche, profili protagonisti, che sono dedicate a personaggi che hanno particolare esperienza, particolare prestigio in professioni utili ai giovani che vogliono accrescere le loro competenze, ma anche agli operatori che vogliono affinare le proprie sensibilità e conoscenze. L'ospite che inizierà il nostro ciclo è di grandissimo prestigio, è Innocenzo Cipolletta, presidente delle Ferrovie Italiane. Via alla scheda. Innocenzo Cipolletta, presidente di Ferrovie dello Stato e dell'Università degli Studi di Trento. Nato a Roma nel 1941, una laurea in scienze statistiche, una carriera da economista costellata di incarichi prestigiosi. Negli anni 60 è dirigente all'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico, e all'ISCO, Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura Economica. Dagli anni 90 in poi gli vengono affidati solo incarichi al vertice. Direttore generale di Confindustria fino al 2000, è stato anche presidente della Marzotto SPA dal 2000 al 2003 e successivamente presidente del Sole 24 Ore. Professor Cipolletta, nella lunga esperienza che lei ha avuto come manager, ritiene sia più complicato essere in ambito pubblico o in ambito privato? Ma sono due ambiti diversi che hanno alcuni elementi in comune e altri di diversità. Nell'ambito privato bisogna fare molta attenzione ai risultati, perché l'azionista è più interessato ai risultati che non alla soddisfazione del cliente o alla gestione o alla durata dell'azienda. Nel settore pubblico bisogna avere al tempo stesso una cura del cliente utente e bisogna avere la capacità di far crescere l'azienda che non è propria e che quindi dovrà essere poi gestita da qualcun altro dopo di se stesso. Quali sono le tre qualità che lei ritiene siano importanti per il manager pubblico? La prima credo che sia l'onestà, e debba valere per il privato e per il pubblico, ma per il pubblico sicuramente di più, perché questo è un dato importante per chi gestisce denaro e le vite delle altre persone. La seconda caratteristica è quella di saper prendere delle decisioni, anche decisioni che possono essere o possono sembrare impopolari, che nell'ambiente pubblico sono più difficili da prendere, perché mentre nell'azienda privata uno ha spesso il sostegno dell'azionista anche in decisioni che sono difficili, nell'azienda pubblica l'azionista è al tempo stesso anche il rappresentante di una collettività che quindi può non gradire decisioni che possono essere necessarie ma che tuttavia possono provocare degli scontenti. Ecco, bisogna che il manager sia fedele essenzialmente all'azienda più che all'azionista e quindi prenda le decisioni che devono essere prese. La terza, che è importante sia per il privato che per il pubblico, ma che il pubblico ha una valenza in più, il manager deve saper motivare le persone che lavorano con lui e deve saper costruire una squadra e una struttura che poi sia in grado di portare avanti l'azienda anche quando lui non ci sarà più, perché l'azienda pubblica è un'azienda che sopravvive sia ai politici, ai manager che la gestiscono, e quindi è un'azienda che deve poter crescere e il gestore deve essere in grado di lasciare un'azienda con qualcosa di più di quella con cui l'ha trovata. Un consiglio che lei sentirebbe di dare oggi a un giovane? Ma il giovane oggi è quella di avere una sua professionalità distintiva molto forte per poter affrontare poi tutte le occasioni che la vita gli presenta. Nessuno di noi sa quale sarà l'attività che svolgerà nel futuro. Quello che è importante è avere una buona professionalità distintiva, e attraverso quella professionalità si sarà in grado di affrontare tutte le decisioni e le occasioni che si presenteranno. Quindi sicuramente studiare e appassionarsi di qualche cosa.
L'ultima domanda non può che riguardare i trasporti. La grande sfida delle ferrovie in Italia. Le ferrovie in Italia hanno portato avanti e completato ormai quasi la grande sfida dell'alta velocità. L'alta velocità era il tassello mancante alle ferrovie italiane. Ricordo che l'alta velocità non è soltanto un treno che corre più veloce e che consente a un numero limitato di persone di andare rapidamente da una città all'altra. L'alta velocità è anche il quadruplicamento dei binari, una nuova linea ferroviaria che, mentre consente di andare più veloci a quelli che devono fare viaggi lunghi, libera la linea ordinaria, che diventa una linea disponibile per fornire più servizi a tutto il traffico metropolitano. La grossa sfida di fatti della ferrovia italiana nel prossimo futuro, completata l'alta velocità, è proprio quella di poter dare un servizio migliore a tutti coloro che due volte al giorno, la mattina e la sera, si spostano sui treni per andare al lavoro, per motivi di studio, per motivi di famiglia, e noi glielo potremo dare se avremo liberato le ferrovie da tutto il traffico veloce, e quindi potremo avere delle linee di tipo metropolitano per tutti i pendolari. Grazie al professor Cipolletta, grazie a tutti voi, ci rivedremo al prossimo appuntamento di Profili Protagonisti.